No, questo non è l'outfit per questo video. Ah, questo sì invece. Ragazzi, tenetevi pronti, perché questa è una storia da raccontare di uno dei calciatori più forti del XX secolo. Di chi sto parlando? Di Johan Cruyff. Quindi mettetevi tranquilli, seduti. Guardate il video fino alla fine. E niente, vai col video. È il 25 aprile del 1947 e siamo nella città di Amsterdam. È appena finita la guerra e proprio in questa data nasce Johan Cruyff, all'anagrafe Hendrik Johannes Cruyff. Nel calcio ci entrerà come uno dei giocatori migliori della storia. Si ricorderà per essere l'interprete massimo del calcio totale olandese, che andava dalla seconda metà degli anni 60 alla prima metà degli anni 70. Con l'allenatore Rinus Michels, che era l'ideatore di tutto questo, e Johan Cruyff era al centro del progetto del calcio totale olandese. Johan Cruyff nella sua carriera da giocatore, perché oggi analizziamo solo la carriera da giocatore, e poi se vi va vi porto anche il palmarès da allenatore. Però da giocatore vinse 9 campionati olandesi, 6 coppe nazionali nei Paesi Bassi, un campionato spagnolo, una Coppa di Spagna, 3 Coppa dei Campioni barra Champions League. Però all'epoca si chiamavano solo Coppa dei Campioni, appunto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale, oggi la Coppa Intercontinentale conosciuta come Mondiale per Club, e la Supercoppa UEFA è la Supercoppa Europea per a grandi linee. In nazionale, ragazzi, non vinse nulla, ma tagliò 2 traguardi importanti, ovvero arrivare in finale del Mondiale 1974 e arrivare in finale dell'Europeo del 76 con quell'Olanda che probabilmente avrebbe dovuto vincere almeno il Mondiale del 74, ma non andò così. Nella sua carriera ebbe vari soprannomi, da profeta del gol, che ispira un documentario sulla vita di Cruyff, al Pelé Bianco, che fu coniato dal giornalista Gianni Brera in un'intervista a un quotidiano. Ma Johan Cruyff non finisce qui, perché vince 3 palloni d'oro nel 1971, nel 1973 e nel 1974. La nazionale squadra di club, ragazzi, segna 402 gol in 716 match disputati ufficiali. Eletto secondo miglior giocatore del XX secolo solo dietro a Pelé do Nascimento nella classifica stilata dall'IFFHS. Il palmarès da allenatore ci frega poco, ma menzioniamo anche i titoli d'allenatore,
Vai. Due coppe dei Paesi Bassi con l'Ajax. Una coppa di Spagna col Barcellona. Quattro campionati spagnoli col Barcellona. Tre supercoppe di Spagna col Barcellona. Una coppa dei campioni col Barcellona. E una supercoppa UEFA col Barcellona. Quindi, da allenatore ha vinto col Barcellona, però gli inizi li ha fatti in Olanda. Quindi è anche uno dei sette allenatori che si sono aggiudicati Coppa dei Campioni Champions League, sia da calciatore che da allenatore. E questo record lo detiene con Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Joseph Guardiola, Pep, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane. Il meglio del meglio. Ma andiamo a guardare nel dettaglio la carriera di Johan Cruyff. Johan Cruyff inizia dalle giovanili dell'Ajax, della sua Amsterdam, la squadra della sua città. E nelle giovanili il suo ruolo è quello di mezzala. Assolutamente sì. Gioca col fratello, il fratello fa il libero. E vince un campionato giovanile e segna, attenzione, 74 gol. A 14 anni vince il suo primo titolo allievi e a 16 anni viene introdotto nella prima squadra dell'Ajax, dei Lancieri, e a 17 anni avviene anche il suo esordio in un Groningen Ajax 1-3. Il 15 novembre del 1964. Il primo gol dovrà aspettare una settimana nel 5-0 contro i rivali del PSV Eindhoven. A 18 anni diventa titolare inamovibile dei Lancieri. Questo sta a significare la grandezza di Johan Cruyff. Già a 18 anni, messo responsabilità sulle spalle, titolare. In questa stagione inizia con l'arrivo di Rinus Michels, che prima allenerà l'Ajax e poi la nazionale olandese, il periodo del calcio totale. Nella stagione 66-67 Johan Cruyff segna 33 gol in 30 partite, qualcosa di inverosimile, direste voi. I Lancieri vinceranno per tre volte il campionato da quella stagione alle successive due. Nel 69 arriva anche la prima finale di Coppa dei Campioni, purtroppo persa, contro il Milan di Nereo Rocco per 4-1, ma in quella partita Johan Cruyff non disattese le attese, perché fu il pubblico di parte rossonera che fu rapito dalla sua velocità e dalla sua mentalità in campo, la sua personalità, più che altro. E Johan Cruyff, come ho detto prima, è uno dei giocatori con più personalità del XX secolo. Poi, anno dopo, 1970, cambia il suo numero di maglia, non c'è più la 9 che viene, la dà al centravanti, Gerry Müller, e lui si prende la fantomatica numero 14.
l'anno dopo vince prima Coppa dei Campioni, arriva in finale e batte il Panathinaikos allenato da Ferenc Puskas per 2-0, e Johan mette l'assist per il gol di Ari Hahn. E al termine della stagione vince anche il primo pallone d'oro, come abbiamo detto prima, nei minuti iniziali. Nel 72, appunto, è la stagione del treble. Vince campionato, Coppa Nazionale e Coppa dei Campioni. Aia, papà. Nel 73, che è l'ultima stagione con l'Ajax, viene promosso capitano addirittura e vince il campionato, la terza Coppa dei Campioni, e niente, poi lascia l'Olanda per andare al Barcellona, dove vincerà ancora, ma il suo esordio complicato avviene. Cioè, non tanto l'esordio in sé, che vince 4-0 contro il Granada, ma le vicissitudini che lo portarono un esordio il 28 ottobre del 1973. Con il Barcellona vincerà, giocherà 5 anni e al termine di questi 5 anni decide di lasciare il calcio giocato a 31 anni. Perché? Perché il Barcellona avevano esonerato Rinus Michels ed era arrivato un certo Hannes Weisweiler, e Johan non si trovava benissimo con questo allenatore proprio al termine dei 5 anni. Rinus Michels non era durato fino alla fine del contratto di Johan, però su consiglio di un familiare ritorna a giocare, e lo fa in America con il New York Cosmos, ma non dura più di due amichevoli. L'America gli sta stretta, ma rimane in America, e a Los Angeles Aztecs, ma l'annata successiva cambia ancora perché va a Washington Diplomats per 2 stagioni. E poi decide di ritornare in Europa, di ritornare in Spagna, ma andare a Levante, che è in seconda divisione spagnola, e gioca solo a 13 partite. Poi c'è la chiamata del Milan, che è appena risalito dalla B, ma Johan non va, gioca solo una partita di Super Clubs, la Coppa Super Clubs, tra l'altro contro Feyenoord, che era l'acerrimo rivale dell'Ajax. Ma purtroppo Johan ha troppi problemi fisici, ha problemi ai glutei addirittura, e si segnala solo per quell'assist in quella partita, per Roberto Antonelli, e addirittura in quella partita giocherà solo il primo tempo, perché alla fine del primo tempo viene sostituito da Francesco Romano. Johan non giocherà più al Milan, e anzi ritorna in Olanda, ritorna all'Ajax. Nell'81 la partita contro il Feyenoord era del 16 giugno dell'81, quindi dell'81, nel settembre, agosto dell'81 ritorna in patria, ritorna al suo Ajax. E con l'Ajax vede giocare i giovani Frank Rijkaard e Marco van Basten, per dirne due, ecco. Nel 6 dicembre dell'84 vince, che è l'ultima partita con l'Ajax, fa ritroso. Ritorna all'84, ma dall'81 all'84 ho giocato con l'Ajax, e nell'84
quella data lì vince contro l'Arlen per 4-1 e segna una doppietta. Gioca 2 stagioni con l'Ajax, con Van Basten e Rijkaard e vince 2 campionati e 2 coppe. No, è una coppa dei Paesi Bassi. E Johan con i lancieri, in 2 parentesi, la prima più gloriosa, la seconda un po' più corta, ma comunque ha vinto. Ha segnato 205 reti in 275 match giocati. Questo è per dire quanto sia importante per l'Ajax nei successi che ha avuto nella storia del XX secolo. Quindi a fine 84, 83, non 83 perché non si è capito un cazzo, si trasferisce al Feyenoord come ultima spiaggia perché una stagione gli rimane ad alti livelli e va a Feyenoord, l'acerrimo rivale dell'Ajax, come abbiamo più volte ripetuto. E non solo aveva giocato con Rijkaard e Van Basten, ma gioco con Ruud Gullit, che questi tre saranno la pietra miliare di quel Milan dell'87-88, anche della nazionale olandese dell'88 che vince l'Europeo. Johan è talmente bravo, è talmente umile, che si trasforma in libero in quella stagione e vince il double. Incredibile, vince il double, vince il suo nono campionato olandese e la sua sesta coppa dei Paesi Bassi. Inutile dire che appenderà gli scarpini al chiodo e poi inizierà, sì, ad allenare Ajax e Barcellona a grandi linee, e poi morirà proprio nella città di Barcellona in un freddo 26 aprile del 2016, se non ricordo male, ma nulla cancella quello che è stato Johan Cruyff per la storia del calcio. E niente ragazzi, questo è lo speciale 800. Iscritti, raccontare a grandi linee una carriera di un giocatore del genere non è sempre facile, non è facile per niente, e quindi vi chiedo un massimo supporto con almeno 30-40 like. Iscrivetevi al canale perché stiamo salendo gradualmente, molto gradualmente, molto piano piano, ma è quello che serve. E ditemi voi qua sotto nei commenti se volete anche il racconto della carriera da allenatore, ma non penso, perché qua si parla di calcio, di giocatori, di allenatori poco. Ma Johan Cruyff la storia l'ha fatta da giocatore. E quindi niente, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Daniele Nerazzurro, che però guarda anche alla storia del calcio. E niente, ho parlato anche troppo forse, ma Johan Cruyff merita tante parole. Bella, al prossimo video. Vi ringrazio per la visione.